Buonasera, prof. Allora, volevo proporre una ricetta che ho inventato giusto per far andare la mia fantasia e è tutta analcolica, quindi è leggera. Allora, iniziamo nel preparare raffreddamento nel nostro bicchiere. Lo lasciamo lì a raffreddare. Continuiamo la nostra preparazione mettendo del ghiaccio anche nel nostro mixing glass. Continuiamo con l'aggiunta di un po' di questa urea che ho preparato in precedenza, è con fragole, un goccio d'acqua e alcuni spicchi di lime. E ne mettiamo 3 misurini e mezzo. Continuiamo adesso con sì, cioè di acqua tonica al limone. Poi mettiamo 2 misurini. Chiudiamo la nostra bottiglia e aggiungiamo un po' di sciroppo di zucchero di canna. Qua non ne metto troppo perché poi ci sarà anche il succo d'ananas che darà ancora più zucchero, quindi meglio non andare eccessivamente. Mettiamo un pochino, 2 misurini e mezzo. Chiudiamo e nel frattempo che la nostra coperta si è sciolta, prendiamo uno strainer e faccio scolare tutta l'acqua in eccesso. Lo lascio raffreddare ancora un po'. Nel frattempo inizio a shakerare. Ora che il nostro ghiaccio ha fatto il suo lavoro, preparo il bordo crusta. Perfetto. Anche qui con l'aiuto del nostro strainer inizio a versare. Perfetto, inizio a risistemare, perfetto, e ho preparato anche delle piccole, aspetta un attimo che a posizionare delicatamente di qua. Ok,
Buono. Sparo anche delle cannuccette. Vediamo che si utilizzo questi colori un po' che richiamano il nostro. Ok, perfetto. E andrò a posizionare, poi ovviamente non avendo io la pinza è un casino, e il nostro cocktail è servito. Tell me how to think. Lay me